I feel I have to, first of all, I have to explain the reason of this title, as just Matteo has done this briefly. But let me say that I was a student of Luca in 1976-77 in Stanford, and that period left an imprinting on my subsequent career as a medical geneticist, interested in consanguinity, a field in which Luca left his mark, like in many other fields. By the way, I think also Rigiana Zay mentioned consanguinity in passing, but this was a very big, excellent, original idea of Luca, who used the consanguinity dispensation given by the Catholic Church during 400 years for constructing a detailed map of consanguinity in Italy. I think I want to remember this because this is a nice piece, a nice demonstration of originality in thinking of Luca, of new fields, opening up new fields. But I'm not here for this reason. I'm here because thanks to the interest I shared with Luca on consanguinity, I happened to meet a few years later a younger student of Luca. His name is Muntazir Ibrahim from Sudan. He's in prison now. This Sudanese student of Luca. Dovresti, Gianni, dovresti parlare in sì, italiano. Sì, mi dicono giusto. Slides in inglese. Cioè, allora, brevemente, quello che ho detto in inglese è stato capito. Luca ha avuto tantissime idee originali. Ho condiviso con lui un campo che è la consanguinità. A causa di questo interesse sono entrato in contatto alcuni anni fa con uno studente di Luca, più giovane di me, Muntazir Ibrahim, Sudan, che è in prigione, sarebbe stato qui oggi. E vorrei usare le stesse parole che Luca avrebbe usato, con lo stesso tono, la stessa, se volete, notizia e verità su quello che Muntazir sta vivendo in questo periodo in Sudan. La prossima diapositiva. Ecco, questa è una visita di Muntazir con Luca pochi anni fa, pochi anni prima della morte di Luca, nella sua casa di Milano. Muntazir stava dicendo qualcosa di estremamente divertente, penso. Luca è molto divertito. E la prossima. Ecco quello che risulta dai fatti, brevemente. Muntazir è un genetista di grande prestigio, non solo in Africa, ma in tutto il mondo. E voglio sottolineare soltanto la sua ultima, last line, member of the World Academy of Science, prima, e anche fondatore del National Health Laboratories in Sudan. Ecco, i suoi risultati più importanti dal punto di vista delle pubblicazioni sono elencati qui, ma di nuovo lo scopo della sua vita negli ultimi anni è di essere stato molto attivo, l'ultimo paragrafo, in varie società sudanesi come attivista e come proponente di nuovi progetti di genetica di popolazione in Africa in particolare. Prossimo. E quello che è successo, in breve, il Sudan, come forse alcuni di noi sanno, sebbene la stampa europea, la stampa occidentale in generale, non dedichi molto spazio al Sudan, il presidente eletto che è arrivato al potere nel 1989 e ha governato questo paese per 40 anni, ha portato il paese a una situazione di crisi, soprattutto economica, negli ultimi due anni, con un tasso di inflazione di più del 200% negli ultimi due anni. E Muntazir si è molto impegnato in questa opera, diciamo, di collaborazione con i suoi concittadini, ma questa posizione l'ha messo molto, molto in pericolo, molto a rischio.
per cui è stato è entrato nell'occhio del ciclone dei servizi segreti del Sudan, la prossima. E quindi è stato arrestato due volte, prima il 3 e poi il 6 gennaio e infine il 21 febbraio, assieme ad altri leader politici del paese, mentre c'era un meeting in una moschea. La prigionia di non è giustificata, nessun mandato di cattura e non ci sono elementi che giustifichino fino al momento attuale il suo arresto. La sua famiglia, la prossima, l'ha potuto vedere soltanto una volta. Tutto questo è riassunto in una petizione, qui che non vi chiedo di leggere ma che verrà distribuita, come diceva Tommaso, che se vorrete potrete firmare qui stesso. La prossima ancora, ecco, tutte le diapositive sono disponibili, anche usa la proiezione anche su un sito che è anche consultabile sul vostro telefono cellulare o smartphone. E per finire, la prossima, ecco quello che faceva l'ultimo meeting a cui ho partecipato, era appunto sulla consanguinità in Sudan. Questo meeting partecipavano molti dei giovani collaboratori di Muntasia, la prossima, molte delle sue collaboratrici eleganti, bellissime donne, la prossima, e questo è Muntasia, alcuni anni prima ad un meeting simile che si tenne in Oman. Grazie per la vostra attenzione.